Cari amici di Apulia Web TV, benvenuti in questa nuova rubrica di Apulia Post Scuola. Oggi vogliamo mettere in luce un po' campanilisticamente le peculiarità del nostro territorio. Facciamo un salto nella città di Brindisi, facciamo un salto in un'istituzione scolastica che è stata già annoverata in molteplici programmi televisivi della TV nazionale, quali Super Quark, su quelle private, quali Terra, e innumerevoli TG regionali. È stata una scuola citata ormai ovunque, conosciuta ovunque, e noi ne siamo assolutamente fieri. Mi sentirei di dire, per esplorare questa scuola, di dovremmo tornare un attimino 10 anni indietro e proiettarci nel 2011 e parlare, anzi, facciamo anche 20 anni, se non 15-20 anni indietro, proiettarci nel futuro, vedere la scuola del 2021 come sarebbe stata. E in questa proiezione noi ci ritroviamo magicamente all'istituto, ma alla scuola Ettore Majorana di Brindisi, il cui preside, vediamo adesso inquadrato. Buonasera, preside Giuliano. Benvenuto con Buonasera, noi. buonasera a tutti voi, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. Il preside Giuliano, già ex sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, chissà quanti di noi speravano fosse diventato un ministro, però non auspichiamo per il futuro, noi ci crediamo. Preside Giuliano, mi ha colpito, come ha colpito tutti gli interlocutori che l'hanno chiamato, ovviamente, che hanno voluto mettere in luce il suo istituto. Mi è capitato, come parlavamo poc'anzi, di vedere un suo video di orientamento, che purtroppo l'orientamento quest'anno è stato fatto via web, per il noto problema della pandemia. Ahimè, i poveri ragazzi non sono potuti entrare fisicamente nell'istituto per vederle da vicino quello che offrite, quel meraviglioso, due istituti. Abbiamo anche raddoppiato, adesso ce ne parlo un attimino, raddoppiato i locali, meglio tutto l'istituto. Vedendo la presentazione, ho visto, come dicevo prima, sono stato circa 1 ora e 40 la durata della presentazione lì, basito, incollato allo schermo, dinanzi a questo preside che con una sua foga, proprio con l'intensità di una persona che ama il proprio lavoro, proprio quello usciva dalle sue parole, metteva in luce quella che è questa bellissima istituzione scolastica, che io veramente rimango esterrefatto. Mio pensiero, quello che credo che un po' di tutti quelli che conosco in Majorana, sarebbe: ma perché tutte le scuole non pugliesi, italiane, non possono essere come Majorana di Brindisi? Majorana di Brindisi è una di quelle istituzioni che è all'avanguardia nel territorio non solo pugliese, ma nazionale. Io so di alunni che si sono iscritti anche dal nord Italia, si sono iscritti a Majorana di Brindisi. Ma ho visto davvero l'avanguardia, l'avanguardia. Adesso entreremo nello specifico. L'avanguardia in tutto, in spazi, in somministrazione della didattica, in interazione multimediale dei ragazzi, nel progetto educativo, in tutto, in tutto. La rete di docenti, addirittura la formazione degli stessi docenti, che in questa emergenza, mi sento di dire, poi prese c'era atto di ciò, sono stati formati da Majorana, i docenti che hanno, ovviamente si sono trovati nell'emergenza di dover apprendere in maniera repentina tutte quelle peculiarità del mondo informatico, per poter somministrare a loro volta la didattica nel sistema scolastico italiano. Prese, il Majorana, che indirizzi offre? Quanti istituti comprende? La Majorana di Brindisi, l'istituto di istruzione secondaria superiore, quindi ha al suo interno il liceo scientifico delle scienze applicate, a 5 anni e a 4 anni, anche questa è stata quella del liceo quadriennale è stata una sperimentazione che fu avviata inizialmente in pochissime scuole, circa 7 anni fa, con un progetto che fu presentato proprio dal Majorana di Brindisi. Quindi abbiamo il liceo quindi a 5 anni, a 4 anni e l'istituto tecnico, tecnologico con chimica e materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie.
per un totale di circa 1300 alunni. Insomma, è una... Sì, è cresciuto molto. È cresciuto molto. Quando abbiamo iniziato questa avventura di innovazione eravamo all'incirca intorno ai 650 alunni e adesso ne contiamo esattamente il doppio, insomma. Io presumo che quella che è l'innovazione del Majorana attivi tanto, perché consideriamo che ormai nel 2021 i nostri figli, i cosiddetti nativi digitali, dove l'istituzione scolastica è svecchiata, diventa moderna, si affaccia a quello che è gli anni che stiamo vivendo, in cui la tecnologia ha un processo così veloce, penso che il raddoppio degli alunni sia anche dovuto a questo. Voi ovviamente in questa situazione pandemica non avete avuto difficoltà, mi sento di dire, per quelle che sono le comunicazioni con i nostri alunni, perché vorrei mettere in luce, voi non usate libri, conferma Presidente, usate... Allora, noi, anche questo è un progetto nato nel Majorana 10 anni fa, il progetto Book in Progress, pensammo di scrivere contenuti che sostituissero i libri di testo tradizionali, soprattutto per il primo biennio. Poi nel frattempo si è costituita una rete che adesso annovera scuole di ogni ordine e grado e di ogni regione d'Italia. In questo progetto i libri di testo denominati Book in Progress vengono redatti da docenti riuniti appunto in dipartimenti redazionali nazionali, e il valore aggiunto di questo progetto è un notevole risparmio per le famiglie. Normalmente le famiglie per i libri cartacei e digitali, perché abbiamo, come dire, la doppia linea, quindi quella tradizionale e quella invece digitale, e non spendono più di 50 euro a fronte di una cifra che normalmente richiede l'impegno di 350-400 euro. Chiediamo alle famiglie se vogliono investire questo risparmio di spesa in tecnologia, e le famiglie, anche a condizioni agevolate di mercato, acquisiscono un tablet che viene poi utilizzato nella pratica didattica quotidiana. Cioè quel progetto ha consentito di rivedere un po' l'attività didattica, la pratica didattica. Passo successivo è stato quello di ridisegnare il tempo e lo spazio dell'apprendimento, ed è un'attività che è venuta fuori nel corso degli anni, investendo tantissimo tempo e risorse sulla formazione di tutto il personale, quindi non solo del personale docente, ma del personale che contribuisce allo stesso modo dei docenti, ma per altri aspetti evidentemente, all'innovazione della scuola. Mi riferisco per esempio al personale amministrativo, al personale tecnico, al personale ausiliario. Quindi è un nostro, come dire, punto fermo quello di investire tanto nella formazione. Come diceva lei, all'inizio della pandemia, quindi un anno fa praticamente, a marzo scorso, i nostri alunni erano già dotati di una piattaforma e anche della formazione. Si tenga conto che facciamo formazione anche agli alunni all'utilizzo intelligente della tecnologia. Normalmente i primi giorni del mese di settembre vengono dedicati agli alunni delle prime classi proprio per dire loro il metodo, come funziona, e dare informazioni e formazione sull'utilizzo intelligente dei dispositivi, perché come diceva lei è pur vero che i giovani hanno una naturale attitudine all'utilizzo del dispositivo tecnologico, però abbiamo il compito dire loro come un dispositivo tecnologico può essere convenientemente utilizzato per promuovere gli apprendimenti. E quindi questa è una pratica che noi facciamo ad inizio d'anno, appunto rivolgendoci agli alunni. Quando è successo, e quindi abbiamo assistito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, quindi agli inizi di marzo dello scorso anno, per quanto ci riguarda la nostra scuola non ha subito nessuna interruzione, ma ci siamo subito dedicati alla formazione degli altri docenti di scuole di ogni ordine e grado e di ogni regione d'Italia, con attività formative che abbiamo voluto erogare anche in modalità differenti rispetto a quelle che in quel periodo e ancora oggi esistono. Cioè, vale a dire, non abbiamo creato interventi formativi rivolti a migliaia di docenti in maniera contemporanea, perché ci credo poco in questo tipo di formazione, quindi abbiamo invece voluto creare dei piccoli gruppi di docenti, massimo 30, che erano sempre collegati, quindi l'attività si svolgeva sempre in modalità sincrona,
ovviamente a distanza, e però questa attività in presenza, sia pur a distanza virtuale, si affiancavano anche delle ore di tutoraggio. Quindi i docenti sono stati seguiti, sono stati portati passo dopo passo all'utilizzo di nuove metodologie e all'utilizzo di tecnologia. Ad oggi abbiamo formato circa 13.000 docenti, la formazione non si è fermata ma continuerà anche nel prossimo anno scolastico, e abbiamo l'obiettivo di riuscire a formare circa 30.000 docenti di ogni ordine e grado e di ogni regione d'Italia. Nell'altra iniziativa passeremo anche alla formazione, per coloro che lo intenderanno fare, sia del personale ATA che dei dirigenti scolastici. Tutto questo si colloca in un'iniziativa voluta dal Ministero già qualche anno fa, che si chiama Formare al Futuro. Nell'ambito di questa iniziativa 28 scuole in Italia sono state individuate come Future Lab, quindi come scuole che possano erogare questo tipo di formazione, e alcune di queste 28 scuole sono anche dei Future Lab Plus, cosiddetti, che erogano formazione anche alle altre categorie di personale, con riferimento prima, cioè operatori scolastici, direttori dei servizi generali amministrativi, quindi le attività termineranno entro la fine del prossimo anno scolastico, e ripeto, abbiamo l'obiettivo di formare gratuitamente per i docenti, questo è evidente, circa 30.000 docenti. Accidenti, quindi formate per poter formare. Mettete a dura prova, sì, i server di Cupertino praticamente, perché questi numeri, insomma, non sono di facile gestione. Solo Cupertino, mi sento di dire, che riesce a sopportare questi numeri abbastanza rilevanti. Assolutamente notevole tutto ciò. Pensare, sentivo, che un libro può essere pagato 2 euro, 2,50, 3 euro, è vero, una spesa di 50 euro annue. Io, per me che sono un genitore con figlia liceale, quei 300-350 euro saltano quasi ogni anno, quindi esatto. volentieri è meglio spenderli un dispositivo dove si possano inglobare migliaia, se non centinaia di migliaia di libri e di informazione, perché poi ovviamente i dispositivi elettronici l'informazione la prendono anche dalla rete, la rete ormai è una fonte inesauribile, se ben ovviamente usate, mi sento di dire che voi la usate abbastanza bene la rete. Nel dare un'occhiata, spiare un po' i vostri laboratori, mi è saltato subito all'occhio quello che ormai è all'onore delle cronache di quest'estate, i famosi banchi con le rotelle, quei banchi con le rotelle così puntati. Purtroppo i banchi delle rotelle, passate le cronache ovviamente, perché acquistati dal nostro ministero per dare una possibilità di distanziamenti nelle aule, per una modulazione migliore di quelle che sono le aule. Io vedo nella vostra scuola i banchi delle rotelle, a parte che sono coloratissimi e bellissimi, ma ho sentito che ce ne avete da oltre 10 anni questi banchi delle rotelle. E non per il Covid, sì. Non per l'emergenza, ma per l'innovazione nella somministrazione della didattica nelle aule, queste aule immersive, mi sembra di aver sentito nei vostri video, giusto? Anche quella, sì, esattamente. Circa 10 anni fa ebbi modo di vederne alcune in un evento dedicato alla scuola. In Italia ce n'erano solo 6. Intravidi le possibili potenzialità e mi ricordo le 6 che c'erano in Italia, e cominciammo poi a ragionare su un utilizzo intelligente dell'arredo che potesse ovviamente cambiare la pratica didattica quotidiana. E nel corso degli anni abbiamo investito ogni anno dei soldi per poter aumentare la dotazione. Si tenga conto che sono degli arredi che non cambiano assolutamente di per sé o da soli la pratica didattica quotidiana, ma sono degli arredi che, se accompagnati essenzialmente da una formazione dei docenti, da una formazione degli alunni a metodologie didattiche innovative, possono sicuramente contribuire per esempio a lavorare per gruppi omogenei o eterogenei per competenza, ad attivare metodologie che promuovono la collaborazione, la cooperazione, lo sviluppo della creatività, la peer education. Quindi c'è uno studio, come dire,
è un impegno che va avanti da anni. Ripeto, avevamo visto bene perché grazie poi a quelle sedute abbiamo, ripeto, la quotidiana. Poi nel corso della pandemia si cercava anche di trovare soluzioni che occupassero meno spazio e di fatto quella seduta occupa meno spazio, esattamente in termini di centimetri quadrati occupati, è circa la metà rispetto al banco singolo con sedia. E peraltro consentono il distanziamento, cioè nel senso che anche nella posizione più vicina tra due sedie innovative, l'una di fronte all'altra, la distanza, la famosa distanza di 1 metro fra le rime buccali è comunque garantita. Però questo, diciamo, è venuto dopo, non avevamo la sfera di cristallo, non avevamo previsto la pandemia assolutamente, avevamo fatto quel tipo di investimento che non è solo di risorse, ripeto, finanziarie, economiche, ma è stato un investimento proprio nel cercare di creare un modello di scuola differente. Quelle sedie sono state strumentali, sono state funzionali a realizzarlo, però, e questo vorrei chiarirlo, sia la tecnologia sia gli arredi di per sé non contribuiscono a cambiare la didattica, non contribuiscono a migliorare gli apprendimenti. L'ambiente di apprendimento cosiddetto è molto spesso. Vedo nei sistemi educativi, non solo il nostro, ma anche quelli di altri paesi esteri, si confonde l'ambiente o si attribuisce all'ambiente solamente l'arredo, la sedia, il dispositivo tecnologico, il touch, la tecnologia, eccetera. No, non è quello. Quello incide secondo me per il 10%. La differenza in ogni ambiente la fanno le persone, quindi la fanno i docenti e la fanno i loro alunni. Chi ha pensato di innovare gli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo così, come mi piace dire a me, allo Zanfan, calandolo dall'alto, di dispositivi, di arredi colorati, modulari, eccetera, senza investire nella formazione, non ha realizzato un buonissimo affare, a mio modestissimo avviso, ma ha creato solamente come dire, confusione o nebbia cognitiva, ecco, mi piace usare questo termine. Se invece lo si è fatto con un percorso, con un processo, con una discussione, con un approfondimento, con un confronto, parlo per me, ma parlo anche per altre realtà scolastiche che si sono poste il problema di innovare, sono tante, sono diverse nel nostro paese, allora lì i risultati si sono ottenuti, sono tangibili e possono essere oggettivamente misurati anche in termini, per esempio, di tasso di dispersione o di abbandono prossimo allo zero. Noi abbiamo un tasso pari a zero di dispersione scolastica o di bassissimi tassi di insuccesso e quindi di ammissione alla classe successiva. Quindi qualche dato si vede, qualche risultato c'è. Poi si è fatta una gran polemica, visto che lei introduceva la polemica fatta durante quest'estate, ma io ritengo che molto spesso la scuola abbia punti in comune con il calcio. Nel senso che in Italia siamo 60 milioni di allenatori della nazionale, siamo 60 milioni di esperti della scuola. E come dire, mi dispiace sentir parlare di scuola a gente che non l'ha mai frequentata, nemmeno come alunni molto spesso, non dico come docenti o come operatori della scuola, o se l'ha frequentata magari l'ultima volta 20 anni fa. E immagina e ha quel pensiero di quella scuola. Che attenzione, doveva dare delle risposte che erano risposte che si dovevano dare 20 anni fa. Oggi le risposte sono completamente differenti. E allora tutti parlano di scuola, mi fa piacere perché vuol dire che è a cuore, ma è ovviamente a cuore degli italiani per un semplice motivo, perché abbiamo 8 milioni di studenti con le loro famiglie, con i loro genitori, con i loro zii, nonni, eccetera. Poi abbiamo 1 milione di dipendenti. Quindi è facile pensare che il mondo della scuola sviluppa interesse o coinvolgimento a titolo diverso per circa 30 milioni di italiani, quindi circa la metà della popolazione italiana è coinvolto in un qualche modo con la scuola. Quindi mi fa piacere, però, ripeto, bisognerebbe parlarne con cognizione di causa. O quantomeno con un approccio anche costruttivo, che si dica benissimo, io voglio
capire, do la mia proposta, ma io guardi, nella scuola, dalla scuola non sono mai uscito, no? Perché subito dopo il diploma iniziai a lavorare come docente diplomato, poi mi laureai docente laureato, poi il concorso a preside, eccetera. Eppure molto spesso mi pongo dei dubbi e prima di operare una scelta ci rifletto. E ripeto, non ne sono mai uscito. Mi meraviglio quando, ripeto, gente che non lavora, che magari ha altre competenze, sicuramente ce l'ha, esprime giudizi sulla scuola e ne parla dappertutto, non sapendo quello di cosa parla. Ecco, questo dispiace a chi fa la scuola. Mi permetto di interrompere, infatti molto spesso la scuola, come anche la sanità, quei ministeri peculiari dove è facile anche attaccarsi a volte anche per fare politica, ma non voglio parlare assolutamente di politica, è facile attaccarsi, quindi si approfitta del mezzo televisivo per far passare dei messaggi, poi l'opinione pubblica, appunto come diceva, non essendo avvezzi, o meglio, non conoscendo tutte le dinamiche che si sviluppano nel mondo scolastico, dalla parte di chi la didattica la deve somministrare, ci si lascia a giudizi, ma in virtù di quello che viene detto nel contenitore televisivo, nel contenitore dei mass media. Noi ci auspichiamo con questo nostro format proprio appunto questo, quello di far conoscere quello che è nella retroguardia del format del mondo scolastico, cioè di coloro che la didattica devono somministrare, alla fatica che c'è dietro alla somministrazione della didattica, dietro anche a quello che è una problematica che sicuramente lei nel suo mandato di sottosegretario avrà sicuramente affrontato, quella degli organici, dei docenti, del precariato. Purtroppo negli ultimi 20 anni, oserei dire, come già ho avuto modo di parlare, non si è osato, o meglio, si è usata la scuola come contenitore da cui togliere denari per magari spostarli in altre attività. E si è tagliato sui docenti, si è tagliato sui plessi, si è tagliato su un po' tutto quello che è il sistema scolastico. Sì. E quindi che è successo? Ad oggi abbiamo un precariato che è arrivato veramente alle stelle. Nei nostri numeri siamo arrivati a quasi quest'anno 250.000 docenti supplenti. Mi sovviene di dire, ma se ci sono 250.000 supplenti, ci saranno 250.000 cattedre. Perché non si ha questo atto di coraggio di finalmente mettere fine a questo precariato? Ma non voglio approfondire questa, distoglieremmo l'attenzione, perché questa è una materia che auspichiamo, attenzione, che il ministro Bianchi sembra che abbia preso questa strada, quella di mettere fine al precariato. Io dalla mia umile posizione, da quelle che conosco dall'ultimo ventennio in cui sono stato un attimino spettatore del mondo scolastico, dell'evoluzione, anzi dell'involuzione, mi oserei dire in alcuni termini, in alcuni settori del mondo scolastico, il precariato si può risolvere solo in un modo: assumendo tutti coloro che oggi vengono presi il 1° settembre e abbandonati, o meglio licenziati, il 30 di giugno. Bisogna avere il coraggio sì, di fare il concorso, ovviamente, perché anche chi esce dall'università, che vuole entrare nel mondo della scuola, ha diritto a entrarci nel mondo della scuola, però direi prima togliamo davanti i precari, quei tantissimi precari che oggi mantengono il sistema scolastico. Sicuramente lì ha avuto difficoltà, come un po' tutte le istituzioni scolastiche, a trovare docenti quest'anno, perché purtroppo è così, gli organici non vengono rimpinguati e i docenti vanno presi dalle graduatorie per i supplenti, attualmente le famose GPS oppure dalle graduatorie esaurimento. Speriamo che la strada del nuovo ministro porti a questo. Risolto poi il precariato, con questi bei fondi che ci stanno arrivando dall'Europa, si spera che si metta a posto un attimino quello che è il problema
Come abbiamo avuto modo di dire in una piacevole chiacchierata prima di andare in onda, di mettere in sicurezza intanto le strutture, perché le sue due strutture le vedo abbastanza, a meglio, dei colori sono nuovissime, godono di ottima salute, oserei dire. Purtroppo non tutte le istituzioni scolastiche italiane godono di ottima salute, quindi speriamo intanto che ci siano investimenti sulle strutture, poi investimenti sul personale, non solo chi deve essere assunto, ma anche chi ormai si trova con delle contrattualità, e lì voglio entrare nel sindacato, ma non voglio entrare, non voglio parlare di roba sindacale, delle contraddittorietà, dare un po' di soldi in più a questi cari docenti, perché effettivamente io ho anche la mia cara moglie che è docente. La missione del docente davvero è diventata una missione, non è tanto per l'aspetto economico, ma proprio per quello che si vuole trasmettere ai propri discenti. E sarebbe il caso anche di aumentare gli stipendi, però vorrei chiudere questa parentesi perché poi quando ci Condivido. entro difficilmente ci si riesce a farmi uscire. Mentre tornando un attimino a Maiorana, io ero estasiato anche da vedere, però avete raddoppiato il plesso, vedevo nel video, vedo questo meraviglioso plesso che si affaccia sul porto di Brindisi. Sì, esattamente. Allora, anche questa è una cosa iniziata diversi anni fa. Avevamo pensato di utilizzare la struttura della Cittadella della Ricerca che si trova sulla superstrada che unisce Taranto a Brindisi, all'altezza di Mesagna, grosso modo. Però poi, e su questo avevamo anche chiesto, ripeto, avevamo presentato, ma ripeto, la situazione tardava a decollare e allora con l'amministrazione provinciale, già anni fa, avevamo visto la struttura che si trova al Casale, conosciuta ai brindisini come l'ex-IPAI, perché lì c'era l'edificio, che però abbisognava di tanti lavori, lavori che sono stati effettuati, di messa a norma, e nel mese di giugno, grosso modo, lo scorso, ci è stata consegnata, però ovviamente era un contenitore vuoto, bisognava effettuare tantissimi altri lavori, sia interni che esterni, e ci siamo messi, mi sono messo in prima persona, facendo anche l'operaio con onore, ho ancora sulla mia spalla i postumi di quell'impegno. In soli 3 mesi siamo riusciti a dotarla di tutte le moderne attrezzature e tecnologie che ci hanno consentito poi di aprire, di erogare formazione a partire da settembre. Questo è stato un impegno notevole, una struttura che ha circa 4.000 metri quadri dedicati all'attività didattica e pensiamo di recuperarne altri che sono praticamente nel piano seminterrato dell'edificio, quindi continuiamo a migliorare quella sede con una stretta collaborazione, ripeto, con la provincia che aveva su quella struttura investito, ma parliamo di 8 anni fa, delle risorse, poi noi ne abbiamo investite altre. Avevamo un progetto specifico dedicato proprio alla ristrutturazione di un edificio pubblico, abbiamo utilizzato quelle risorse e credo che adesso è venuta fuori un lavoro di cui ne vado particolarmente fiero. È davvero, davvero molto bella, molto funzionale e consente davvero di esprimere il meglio. Purtroppo l'abbiamo utilizzata pochissimo perché a partire dai primi giorni di novembre dello scorso anno, di fatto, con diverse ordinanze, diciamo, è stata ridotta notevolmente la didattica in presenza. E poi in questo periodo siamo completamente, quindi, con tutta l'attività a distanza, quindi non viene come meriterebbe. È una bella struttura che rimarrà la città di Brindisi. Di questo ne sono particolarmente fiero ed orgoglioso. Parlando di strutture di risorse, ma nell'investire su queste risorse che comunque sono notevoli, vedevo un attimino, spiavo un attimino quello che è il vostro PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, avete praticamente 16 laboratori, di cui 10 di chimica, uno di segno, due di fisica, di informatica, campi di basket, palestre, aule magne. Avete praticamente attrezzature multimediali, leggo fra PC e tablet, oltre 600 PC e tablet, oltre 50 LIM.
La domanda è, Presidente, ma ci sono delle sovvenzioni che vi sono state erogate o è tutto frutto di quello che l'istituto riesce a inglobare con le iscrizioni? No, sono risorse che provengono da fondi strutturali, quindi da fondi europei, da fondi nazionali. Abbiamo partecipato a diversi bandi, quello in ordine di tempo, diciamo, più rilevante è stato sicuramente il bando Scuola 2.0, che risale a 7-8 anni fa, e poi abbiamo sempre volto una particolare attenzione alle diverse fonti e possibilità di finanziamento, ma sono soldi che sono risorse che provengono essenzialmente dal pubblico, anzi, non essenzialmente, totalmente provengono dal pubblico. È evidente che anche le risorse che volontariamente concedono le famiglie vengono investite nella realizzazione di ambienti sempre più rispondenti alle esigenze dell'apprendimento dei nostri alunni. Tanto premesso, abbiamo per esempio realizzato quest'anno un ulteriore laboratorio, abbiamo anzi altri due laboratori essenzialmente di nuovissima concezione. Quindi è un utilizzo delle risorse che, ripeto, sono soldi dello Stato e stiamo cercando di investire per quello che davvero serve ai nostri studenti. Quindi sono soldi, ripeto, pubblici. Non abbiamo nessun benefattore, non abbiamo ereditato nessuna grossa somma, sono soldi che provengono, ripeto, da progettazioni nazionali, da progettazioni su bando, questo sì, e siamo sempre attenti a partecipare e a proporre le nostre idee. E molto spesso queste idee vengono accolte e vengono peraltro quindi finanziate, però sono bandi ai quali, ripeto, possono partecipare tutti e sono risorse, e partecipano in tanti e tanti se le aggiudicano queste risorse e quindi possono avere la possibilità di utilizzarle, di spenderle, Poi, ovviamente, una di volta mettere a raggiunte, disposizione dei ragazzi. oltre a sapere dove andarle a cercare risorse e riuscire ad averle, poi bisogna anche saperle spendere bene. Mi sento di dire che voi le avete spese, le state spendendo abbastanza bene queste Molto risorse. spesso, Anni guardi, fa, no, sempre. volevo dire, molto spesso non è tanto un problema di risorse quanto di idee. Se le idee ci sono, grosso modo, poi si trovano i canali per poter partecipare a bandi pubblici. Il problema è quando non ci sono le idee, difficilmente senza idee si trovano le risorse. Questo è, diciamo, una cosa che ho riscontrato nel corso della mia esperienza, ecco. Immagino. Credo che sia abbastanza triste, come diceva prima, vedere queste aule vuote, senza nessun alunno Molto. che le vive. Credo che ai vostri alunni mancano anche le aule. Ho visto dei meravigliosi laboratori di chimica, di biologia, aule. Cioè, mi ha colpito anche quell'aula immersiva, praticamente, un sistema di proiettori a 360 gradi, quindi potete fare dei viaggi praticamente ovunque stando in loco. La realtà è aumentata, la realtà virtuale praticamente. È meraviglioso vedere. Io invito poi tutti, per questioni di tempo non possiamo ovviamente purtroppo andare a esplorare tutta la scuola perché ci vorrebbero oltre 3 ore. Invitiamo tutti coloro che ci seguono ad andare comunque sul sito del Majorana di Brindisi e vedere Io quelle spero bellissime. quanto prima che sia possibile venire di persona, quindi prima della pandemia, poco prima della pandemia, quindi eravamo a inizio febbraio dello scorso anno, quindi l'Italia non era stata ancora colpita, abbiamo ospitato attività formativa e docenti circa mille, in diversi giorni. Fu un'iniziativa che durò diversi giorni, provenienti da ogni parte d'Italia. Quindi abitualmente noi ospitiamo altri docenti, anche alcune volte con gemellaggi, insomma, incontri con altre scuole, anche alunni che provengono da altre istituzioni scolastiche, e quindi in uno spirito di condivisione, di collaborazione, di scambio di idee. Quindi spero quanto prima che si possa tornare a vedersi di persona, perché sicuramente
insomma, è un'altra cosa, quindi nascono sicuramente più confronti, più idee e si porta a casa, come mi piace dire, cioè, quindi ci portiamo dentro sicuramente un'esperienza di tipo completamente diversa. Quindi spero, appena ciò sarà possibile, potete venire a trovarci quando volete, basta mandare un'email, basta una telefonata Assolutamente. e vi accogliamo a Non braccia vedo aperte. l'ora. Sicuramente a tutti i docenti manca l'empatia dei nostri ragazzi, soprattutto nell'età adolescenziale, hanno un'energia inesauribile. Immagino che voi, ecco, quello che mi piace del Majorana, quello che un attimino sento come internamente, mi proietto. Ormai nella remota mia età adolescenziale, vedendo una scuola, un istituto come il vostro, io mi sentirei proiettato e con la voglia di far esplodere le mie idee. Ecco, voi date il contenitore e date la possibilità di trasmettere le Esattamente. proprie idee, date la possibilità, innovando, ovviamente somministrando la didattica, ma apprendete anche l'energia dei ragazzi. Purtroppo questo connubio, questa empatia, allo stato attuale non è possibile, auspichiamo tutti quanti di poter tornare in presenza quanto prima. Facendo una piccola riflessione, io giusto guardo i progetti che ovviamente si potevano fare quando questa pandemia purtroppo non c'era, ho visto presente il progetto Erasmus. Il progetto Erasmus, per chi non è avvezzo, ne ho sempre sentito parlare nell'ambito universitario. Devo dire la mia ignoranza, non conoscevo del progetto Erasmus a livello liceale. Cioè, proprio praticamente avete mandato nostri docenti in giro per il mondo a carico Sì. della scuola in questo interscambio. A carico dell'Unione Europea, La perché scuola, progetti scusi, Erasmus vengono finanziati con dei quelle progetti, risorse. ovviamente, sì. Sì, abbiamo iniziato anche qui un percorso diversi anni fa di internazionalizzazione della scuola, quindi abbiamo timidamente cominciato a partecipare ai bandi Erasmus nelle diverse misure e azioni dell'intero progetto Erasmus, e nel corso degli anni abbiamo acquisito una notevole capacità progettuale. Attualmente abbiamo circa 6 progetti Erasmus attivi, quindi che richiedono anche lì un bel impegno del personale docente. Abbiamo dei docenti che si occupano di curare appunto progetti Erasmus, e abbiamo nel corso degli anni avuto contatti e scambi di alunni tra alunni e docenti, diciamo, con tutti i paesi dell'Unione Europea, in buona sostanza. Quindi altri ne abbiamo, ripeto, in cantiere, e probabilmente è nostra intenzione metterci a servizio delle altre scuole del territorio e non per, ripeto, condividere le nostre esperienze e dare la possibilità alle altre scuole di acquisire quella progettualità che possa consentir loro poi di essere titolari, di essere applicant o partner, cioè applicant quindi come scuola capofila o partner di progettualità Erasmus. Sono delle grandi opportunità che, ripeto, abbiamo utilizzato, utilizziamo da diversi anni. Inizialmente siamo partiti timidamente con attività volte solo ai docenti, ma adesso siamo fortemente impegnati con progetti che riguardano gli studenti e che prevedono nelle diverse forme, nelle diverse modalità, anche soggiorni all'estero intorno ai 6 mesi per alcune misure. E non solo gli alunni, ma anche gli ex alunni, perché alcune misure sono rivolte anche agli ex alunni. Proprio in questi giorni abbiamo terminato la fase lunghissima di selezione di alunni e di ex alunni che parteciperanno, appena le condizioni della pandemia lo consentiranno, a questi numerosi progetti Erasmus. Sì, è una bella attività che arricchisce e soprattutto è un confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea. Una bellissima attività. Assolutamente condivido, estasiato. E ovviamente bisogna allargare l'Europa, dobbiamo metterci in pace, dobbiamo essere un unico contenitore. Lo Stato europeo, mi consenta questo termine, e questo interscambio fa solo bene
ai popoli. Finalmente dobbiamo riuscire a parlare tutti la stessa lingua, seppur in nazioni differenti, dobbiamo diventare, per quello che è il mio pensiero, un'unica nazione. Non ci deve essere più la fuga dei cervelli, ma i cervelli in un unico contesto europeo, sarebbe anche auspicabile mondiale, però non mi voglio allargare. Presidente, io sono veramente estasiato sono contentissimo che vi abbia accolto il nostro modesto invito da Super No, Quark grazie a a voi, Puglia grazie a Web voi. TV. Onoratissimo, Mi sono dispiace pugliese, dover quindi. interrompere purtroppo questa chiacchierata, piacevole chiacchierata, ma non avremmo il tempo per esplorare tutto quello che è il suo istituto. Sono veramente contento di averla ospitata. Il nostro appuntamento lo rimandiamo a breve, sperando di poterci vedere dal vivo e magari entrare con le telecamere di Puglia Web TV nella scuola Assolutamente e sì, vedere di benvenuti. persona. Grazie ancora della partecipazione e ci vediamo alla prossima. Buon lavoro. Grazie a tutti voi, grazie molte e buon lavoro. Grazie, grazie. L'appuntamento è alla prossima trasmissione e grazie di averci seguito. Ringrazio Flavio Celli dalla regia che ci ha seguito e una buona serata a tutti.